Ora torniamo alla definizione di momento torcente. È un vettore, infatti c'è la freccetta sopra, che è definito dal prodotto vettoriale tra R e F, cioè tra il vettore OP e la forza applicata in P. Vediamo che significa quindi prodotto vettoriale. Il prodotto vettoriale è un'operazione che si esegue su due vettori. Presi due vettori, il prodotto vettoriale dà come risultato un altro vettore. Per questo si chiama prodotto, perché è una moltiplicazione fra due vettori, e si chiama prodotto vettoriale perché il risultato di questa moltiplicazione è un vettore anche lui, prodotto vettoriale. Questo vettore, come intensità, come valore numerico, il suo valore numerico è R per F per il seno dell'angolo. È scritto qua. Il valore numerico, cioè l'intensità di questo vettore, momento torcente, si calcola prendendo il modulo del primo vettore, R, cioè questa distanza qui, non so, per esempio 3 centimetri, per F, cioè l'intensità della forza, diciamo 10 newton, quindi 3 centimetri per 10 newton, per il seno dell'angolo, che formano questi due vettori, cioè l'angolo, abbiamo detto prima, è questo, si prolunga R e l'angolo è questo qua. Quindi modulo del primo vettore e modulo del secondo per il seno dell'angolo compreso tra di loro ci dà il modulo del vettore momento torcente. Ora dobbiamo anche specificare la direzione e il verso di questo vettore momento torcente. Per ora abbiamo detto solo il modulo. La direzione è sempre perpendicolare ai due vettori di partenza. Siccome i due vettori di partenza giacciono sul piano del foglio, allora il momento torcente è un vettore perpendicolare al piano del foglio, quindi un vettore che entra o che esce, in questo caso che entra. Un vettore che entra o che esce, da che dipende se entra o se esce? Per capire se entra o se esce dobbiamo immaginare di far ruotare il primo dei due vettori, quindi R, farlo ruotare verso F. Allora è chiaro che se R lo facciamo ruotare verso F fa una rotazione oraria. RF fa una rotazione oraria e la rotazione oraria sappiamo che è un vettore che è rappresentata da un vettore che entra. Se invece F fosse stata per esempio verso l'alto, allora RF si capisce che questa è una rotazione antioraria. RF rotazione antioraria e allora disegnavamo un vettore visto di punta, quindi con un cerchio, con un pallino dentro.